garantirà il suo sostegno all'amministrazione da Cunzi, la rappresentanza di Forza Italia in Consiglio Comunale a Nocera Superiore. Ad affermarlo, subito dopo la vittoria di Gennaro da Cunzi, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Celano, promettendo l'approvazione di tutti i provvedimenti che andranno nell'interesse della città. Senza chiedere nulla in cambio, staremo a vedere tra le indiscrezioni della prima ora quella di una presidenza del Consiglio Comunale a favore del candidato sindaco e veterano della spalle politica locale Gaetano un'amministrazione Montalbano, ipotesi poi affievolitasi nelle ultime ore. Resta la riflessione sul grande assente locale e della la Corte dei competizione Conti elettorale, il partito responsabile di leader questa della città. coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia, spaccato in due e diviso tra i due competitors del ballottaggio. Da un lato il vincitore delle primarie Franco Pagano, scaricato dal suo partito, che con la vittoria di da Cunzi si è tolto il cosiddetto sassolino dalla scarpa, e l'altra parte è uscita sconfitta perché a sostegno dell'antagonista Enrico Bisogno. Ma per Celano è tempo di guardare avanti in vista delle prossime scadenze elettorali, in primis le regionali, e ritrovare così le ragioni per stare insieme. Quindi noi siamo felici della vittoria del dottore da Cunzi, gli formuliamo buon lavoro, gli auguri di buon lavoro e saremo attenti ovviamente all'interesse esclusivo della città. Voteremo tutti i provvedimenti che saranno e andranno nell'interesse di Nocera Superiore, così come sono certo che le proposte di Forza Italia saranno valutate attentamente da chi governerà Nocera Superiore da qui in poi. C'è una nuova classe dirigente, si apre una parentesi, una pagina nuova per la città, per questo siamo felici. Ma io dico che se il centrodestra fosse stato unito in questa città sarebbe andato al ballottaggio. Questi sono i numeri che lo dicono. E non è stato così, non è stato possibile. Fratelli d'Italia ha fatto un'altra scelta, è andata con la pregressa amministrazione, l'ha sostenuta, è andata con pezzi importanti del PD locale. Noi non abbiamo condiviso questa scelta, siamo andati abbiamo fatto una scelta di coerenza, sia al primo turno che al ballottaggio. E credo che adesso dobbiamo guardare avanti con la coalizione, dobbiamo guardare gli altri, ai comuni che verranno, alle amministrative che verranno, soprattutto alle regionali, e quindi dobbiamo ritrovare le ragioni dell'unità. Questo sicuramente lo faremo perché questa gente che ha voluto il rinnovamento a Nocera Superiore probabilmente ci sosterrà anche in un'azione, in una battaglia forte di rinnovamento in Regione Campania. La Regione Campania non più essere amministrata da un sistema vinghiante, da un sistema che controlla socialmente le comunità e che sta facendo danni nel campo della sanità, dei trasporti, ovunque mette mano. Quindi noi ci libereremo e libereremo la Campania da questo sistema. In ragione di tutto questo, la coalizione di centrodestra dovrà sedersi intorno a un tavolo e cominciare a riprogrammare il futuro, lei dice, partendo dal dato delle amministrative e delle europee, perché no? Ma assolutamente, questo sicuramente. Forza Italia ha avuto un risultato importante anche in provincia di Salerno, in considerazione che ovviamente qui è ancora più forte il sistema di potere di Lucchiano in provincia e oltretutto in coalizione abbiamo un viceministro e c'era un candidato locale, quindi il risultato che abbiamo ottenuto alle europee è un risultato davvero apprezzabile e partiamo dal risultato, partiamo dalla riorganizzazione che stiamo facendo sul territorio di Forza Italia.